Rivedo stasera tanti amici, tanta gente nuova, vuol dire che questo torneo, grazie all'aiuto, alla collaborazione dell'amico Aldo Affinito, un grandissimo applauso ad Aldo per il grande lavoro, per il cuore, per la passione che ci mette anno dopo anno per la crescita e per la gioia di noi amici e poi soprattutto per i tanti addetti ai lavori che seguono questi tornei con grandissimo interesse. Come get lost with me. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost Siamo giunti, amici di Sport Event, alla sesta edizione della finale qui dall'ASD Affinito Andrea Di Maddaloni. C'è l'entusiasmo degli spogliatoi per la squadra vincitrice, ma ci siamo divertiti perché davvero non ci sono state né vinte né vincitori. Alla mia sinistra l'evento, l'anima di Maddaloni, l'organizzatore principe Aldo Affinito, alla mia destra quello che ha primato la squadra vincitrice, il dottor Maurizio Bellofiore, un nome che non ha bisogno di certo della nostra presentazione. Aldo, un bilancio al termine della sesta edizione di questa attesa finale. Mario, secondo me si deve sfatare con questo tabù. Vince sempre la squadra che gioca di domenica mattina. Questa è una cosa da sfatare, questi ragazzi. Ancora vince una squadra del sabato.
fa che devo invertire. Cerca di invertire, dai, così, così rendiamo bello, c'è un pathos che sarà così fino alla fine. Aldo, naturalmente la macchina organizzativa è in pieno fermento perché da domani si lavora per il prossimo evento qui, dal, ricordiamo, dagli splendidi tornei, campi dell'ASD a Ferito Andrea. La novità di quest'anno, Mario, te l'ho accennata prima a te, che quest'anno saranno premiati i due giocatori, sia del girone A che del girone B, come il pallone d'oro. Nella votazione che è stata fatta di tutto il campionato, sia del sabato che della domenica, verrà assegnato questo primo premio amatoriale, il primo premio come pallone d'oro. E lo presentiamo a Capri Event, sempre con la tua disponibilità, e ci onori sempre nella tua trasmissione. No, non possiamo ringraziarti, i ragazzi sono contentissimi di questa iniziativa e un in bocca al lupo anche a te per le tue trasmissioni che ormai sei seguito in tutta la Campania. Grazie per queste belle parole, la premiazione avverrà negli studi di Sport Event, naturalmente. Maurizio Bellofiore, hai premiato la squadra prima classificata, ci dica una lunghissima amicizia. Maurizio, il tuo saluto in bocca al lupo alle due squadre, tanti amici di entrambi le compagini, perché quando si segue il calcio è bella la passione, è bello seguire gli avvenimenti e naturalmente mettersi in moto per organizzare il prossimo evento. Ti sei divertito stasera? Sì, vabbè, non c'è nulla da dire, nulla da eccepire, perché questo torneo, come dicevo prima, è stato organizzato come tutti gli altri tornei da Aldo, con il cuore, con la passione che contraddistingue il suo modo di essere. Aldo, da quando ha creato questa struttura, come dicevo prima, lui in prima persona fisicamente, ma poi ha appoggiato in modo anche morale dalla vicinanza del nipote, che purtroppo non c'è più, però è vivo con noi qua anche durante queste manifestazioni. Non può far altro che far sì che queste manifestazioni siano il top, non dico solo a Maddaloni, ma forse anche a Caserta, perché tra Caserta e provincia se ne parla, e se ne parla pure molto bene. Maurizio, grazie a queste splendide parole, appuntamento al prossimo evento di Champions League, naturalmente. Certamente, gli appuntamenti qua sono sempre contraddistinti dal massimo della sportività, ma perché qua si fa tutto, è come stare in una grande famiglia, e quando si sta in famiglia non si può fare altro che essere felice e stare bene, e chiunque si trova a partecipare, sia come sportivo sia come soltanto spettatore, non può fare altro che divertirsi. Grazie Aldo, appuntamento a sabato prossimo. A questo punto, sabato prossimo già ci diamo battaglia, Mario, ti aspettiamo a te sempre per le finali Capri Event, e ci deve seguire in tutto e per tutto. Grazie. Buona serata a tutti. Alza la coppa al cielo, la compagine della Croazia. Spazio al capocannoniere della squadra del girone alla mia destra e al capitano. Presentazione. Alessandro Verdicchio, sono il capitano della Croazia. È stata una partita durissima, ce l'abbiamo messa tutta, però la coppa è dedicata al vero capitano di questa squadra, che è Luigi D'Onofrio, che non è potuto esserci per un piccolo infortunio, però è uno dei nostri, cioè il vero capitano è lui. Capocannoniere, abbiamo presentato all'inizio della nostra manifestazione, le tue sensazioni, questa coppa naturalmente, questa splendida scarpetta a chi è dedicata, e la vittoria di questo torneo. La vittoria di questo torneo a tutti noi, e il miglior giocatore, il capocannoniere, a mia figlia, Gioia. Un anno di squalifica, come diceva Aldo, è dura star fuori quando ami il calcio. Durissima, durissima, è brutto vedere altri giocare. Ben rientrato, sei tornato in carreggiata, pronto a continuare a divertire. Sì, ho voluto segnare a tutti i modi. Grazie ragazzi.